Google Pixel 8 Pro, uno smartphone che segue una nuova filosofia per quanto riguarda Google, perché non abbiamo il miglior hardware, non abbiamo le migliori fotocamere, il miglior altoparlante, ma abbiamo una parte software che riesce ad ovviare a tutte queste problematiche e che funziona veramente bene. Quante volte ci è capitato di avere uno smartphone che con le migliori fotocamere e fare una foto in cui siamo venuti mossi, o poi qualcun altro è venuto mosso, fare un video e poi vedere dopo che c'è tantissimo vento nel video? Ecco, Google ha voluto ovviare a queste problematiche installando in questo software tutta una serie di intelligenza, di processi di intelligenza artificiale che riescono a migliorare veramente tanto questi aspetti quotidiani. Scusate l'interruzione, prima di continuare vorrei invitarvi ad iscrivervi al suo canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video, o se volete chiederci qualcosa, beh, scriveteci un commento qui in basso. Continuate pure. Quindi, come avete sentito, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Allora, esteticamente Pixel 8 Pro è stato uno dei pochissimi dispositivi che mi piace in questa colorazione, in una colorazione bianca. Di solito preferisco quelle là scure, blu scuro, nero, però questa colorazione bianca è veramente bella. L'avevo anche sul Pixel Fold e mi era piaciuta tantissimo, ho voluto riprovarla anche su questo Pixel 8 Pro. Una bellissima colorazione, non è proprio bianca, è leggermente più scura. Non mi dispiace la sporgenza delle fotocamere, in realtà mi piace pure, si attacca un po' di polvere qui e qui, però ecco, non mi dispiace il design. Poi c'è una fotocamera comunque principale da 50 megapixel, c'è anche un sensore per il termometro, ci sono altre due fotocamere, dopo proviamo anche il termometro. Da questa parte abbiamo un display da 6.7 pollici, un OLED fatto veramente bene. Cosa che mi piace di Google è l'attenzione al dettaglio, perché se io clicco il tasto laterale per far accendere il volume, mi sono imbrogliato con quella con il tastierino del volume, comunque se accendo, se clicco il pulsante, vedete che c'è un'animazione che parte da questa parte che poi illumina tutto il display. Ma se invece vado a sbloccare il dispositivo tramite l'impronta digitale, vedete che c'è un'animazione che parte verso in basso. Quindi abbiamo due tipi di animazioni, due o tre tipi di animazioni a seconda di come lo andiamo a sbloccare. Ovviamente c'è anche lo sblocco con il volto, che in questo caso, ecco, ha funzionato, ma ecco, mi trovo un po' storto, quindi non funzionava bene. Questo è il display, lo vedete, bellissimo, a bordo c'è Android 14, non mi è arrivato ancora alcun tipo di aggiornamento da quando l'ho avuto, però presto ne dovrebbe arrivare uno in realtà. Conosciamo bene ormai Google, questo è per quanto riguarda anche Google Rapid, mi è piaciuto molto che qui in alto abbiamo Google Wallet, è molto più comodo da usare, per esempio sul Samsung questa cosa non ce l'abbiamo e ogni volta dobbiamo andare a cercare Google Wallet all'interno del dispositivo. Uno sfondo, beh, lo sfondo è stato generato automaticamente dall'intelligenza artificiale. Se noi clicchiamo qui a lungo, andiamo in wallpaper e style, oppure altri sfondi, qua adesso ce l'ho in inglese, mi dispiace per questa cosa, andiamo su più sfondi, andiamo a cliccare sulla generazione AI, possiamo scegliere, non c'è una vasta scelta sinceramente, non è limitato forse come speravo all'inizio, ma è una scelta un po' più limitata. Per esempio io adesso vado in sfocatura diffusa. Qui abbiamo quello che possiamo scegliere. In questo caso abbiamo una foto con sfocatura diffusa di fiori, ma no, possiamo scegliere, non c'è una vasta scelta. Non so, cosa vi piace? Foglie? Facciamo di foglie. Con tonalità di colori tenui, ma possiamo andare a scegliere altri tipi di colorazioni, non so, panna. Ecco, non abbiamo colori all'infinito, ma solo una piccola scelta. Poi andiamo a farlo generare, ci mette qualche secondino per fare la generazione. Ed ecco, questo è quello che ci sta riproponendo. Ne abbiamo sempre 4 esempi, ne possiamo farne generare degli altri se non vi piace. Possiamo cliccare qui in alto e poi impostare come sfondo e ve lo va ad impostare come sfondo. Gli sfondi non hanno una qualità altissima come tutti gli altri sfondi di Google o degli altri produttori, però ecco, sono veramente degli sfondi molto carini. Poi comunque qua avevo già una serie di sfondi che avevo fatto creare io dall'intelligenza artificiale e che poi man mano sto cambiando. Scusate, devo andare ancora qua. Ecco, questi erano tutti gli sfondi che mi sono fatto creare io. Questo l'altro era anche uno sfondo molto carino, lo vado a impostare proprio adesso. E ovviamente poi con Android 14 si vanno a cambiare anche un po' le colorazioni proprio del sistema, che seguono sempre le colorazioni dello sfondo. Vi faccio vedere un attimo un video da YouTube per farvi vedere anche la qualità di questo display. Abbassate il volume al massimo, eccolo qua. Display che ve l'ho detto a 120 Hz è un ottimo display davvero top di gamma.
Alzo pure il volume. Ottimo il volume, ottimo anche il display. Sul volume mi voglio anche soffermare su una cosa, perché era da tempo, anzi diciamo che da sempre, in realtà adesso l'avevo tolto, da sempre che ho sempre i dispositivi con la modalità silenzio attivata, perché i suoni dei dispositivi alle volte mi danno fastidio, o per una cosa o per un'altra che sto facendo, ecco, avere questi suoni mi dà un po' fastidio. Ma il Pixel 8 Pro è stato il primo dispositivo dopo tantissimi anni a farmi riamare anche i suoni, questi piccoli allarmi di notifica che ci sono all'interno del sistema, perché sono dei suoni non invadenti, superficiali, perfetti, al momento giusto, veramente li ho amati, ed è la stessa situazione che praticamente abbiamo anche sullo Watch 2. Vedete che ci sono questi piccoli suoni, ma sono veramente belli e tenui. La stessa cosa anche per la vibrazione, perfetta. È solo una parola, gli posso dire che è perfetta. Una piccola cosa che sto notando in questo preciso momento, vedete che lo sfondo non è in alta qualità. Non so se prima ve l'ho detto, ma gli sfondi generati dall'intelligenza artificiale non sono di altissima qualità. E questo ne è un esempio. All'interno abbiamo il processore, il Tensor G3, un processore che funziona bene per le cose di tutti i giorni, ho avviato un attimo gioco nel frattempo. All'inizio scaldava molto questa parte qua, in realtà scalda molto anche oggi se noi andiamo ad utilizzare parecchio il processore come la fotocamera o pure un processo video. Processo video che ho provato a fare, ho fatto una prova, fatemi abbassare il volume. Fatto una prova tra il Samsung e questo Pixel, lo stesso video, dallo stesso programma e tutto. Il Samsung aveva finito, il Pixel 8 Pro si trovava ancora al 77%. Quindi ecco, una differenza a livello proprio di potenza c'è. Per quanto riguarda i giochi, questo è un gioco nuovo, si è aggiornato da poco. Prima i video erano un po' più laggosi e in questo momento ci sono molto meno lag. Però ecco, vedete che qualche lag ogni tanto lo troviamo ancora all'interno proprio di questi piccoli video. Ma una volta che il gioco si è avviato, funziona in maniera perfetta. Andiamo un attimo avanti, sennò qua il video ci mette un paio di ore per finire. E vedete che una volta avviato il gioco, tutto perfetto. Poi la batteria da 5050 mAh, ce l'avevo tutto al contrario. Vi permette di arrivare a sera in maniera praticamente tranquilla, anche se lo utilizzate poco, fate più tipo una giornata e mezzo, comunque una giornata appena ci arrivate. L'ho utilizzato anche in maniera molto intensa e a sera non mi ha dato alcun tipo di problema, sempre con il 5-10% comunque ci sono arrivato. Poi parliamo di fotocamere, da questa parte ne abbiamo una da 10,5 MP, un po' una delusione questa fotocamera, nel senso, non nel senso che non è buona, anzi fa comunque delle ottime foto. Però me l'aspettavo, visto che è un top di gamma, una fotocamera ecco, un po' più potente, diciamo solo così questo. Vi faccio passare a video un attimo tutte alcune delle foto che ho scattato, perché comunque ne ho scattate tantissime, e non mi voglio perdere a spiegarvi questa foto che cos'è, quell'altra che cos'è. Vedete stesso voi alcuni esempi di quello che ho scattato. Dopodiché invece vi faccio vedere quello che possiamo fare dopo aver scattato le foto. Una cosa che non mi è piaciuta è il Google Photo, perché Google Photo per fare queste cose ha bisogno comunque di un backup di tutte le foto, quindi lo spazio che avete su Google Photo, come nel mio caso, finisce subito e siete comunque schiavi nel pagare sempre più storage su Google. Però comunque è una cosa che ne vale la pena se questo è il vostro dispositivo principale. Questa è una foto, facciamo finta che è un ottimo. No, è un ottimo dispositivo perché comunque fa delle ottime foto, avete visto, sono tutte belle. Qui però ho sbagliato, mi ho chiuso gli occhi e quant'altro, la foto non è venuta bene. Se adesso vado in modifica, perdonatemi per il fatto che sia in inglese, però ecco, ho sbagliato, non l'ho messo più in italiano. Se andiamo in Tools, andiamo su Best Take, in italiano lo scatto migliore,
Ci mette un po' di tempo per caricare, però guardate adesso la magia. Mi ha messo il volto, ha cercato il volto da qualche altra foto e ha messo il volto, quello che per lui è più idoneo, il migliore per quanto riguarda questa foto. Ma non solo vi mette la foto, adesso magari ve lo zoom da questa parte. È come se vi ricostruisse anche quella parte proprio della foto, perché guardate che a me qua è come se mi girava proprio il viso. E ci sono alcune zone che me le ha ricostruite da questa parte e le ricostruisce anche bene, cioè sembra una foto che è stata scattata veramente così. Ecco, questa è una delle filosofie vincenti per quanto riguarda Google e per quanto riguarda questo dispositivo. Se Google continua su questa strada, sinceramente siamo su una buona strada, perché fa delle cose che sono impressionanti. Poi se noi clicchiamo il tastierino qua in basso, dovevamo salvare ma non fa niente. Se poi clicchiamo questo, comunque vedete che il dispositivo si sta riempiendo di puffi nel frattempo. Se noi adesso andiamo a cliccare su portrait, ci mette un po' di tempo per caricare, ma ne vale la pena. Questi sono alcuni scatti di come ha fatto adesso i portrait. Vi aveva modificato non solo la sfocatura dietro, ma anche proprio le luci della foto. E in alcuni casi vengono veramente degli ottimi scatti. E se noi pensiamo che in realtà non abbiamo fatto niente, ha fatto tutto lui, è un qualcosa di comunque di eccezionale. Possiamo andare a modificare anche il cielo. In questo caso c'è poca parte di cielo, quindi non vi farà una grande modifica del cielo. Ma se avete tipo un palazzo e poi tutto cielo, beh, là vi cambia addirittura il cielo e ve lo fa in maniera perfetta. Vedete che qui, per esempio questa qua, il cielo è stato ricostruito un po' di più. Non solo vi cambia il cielo, ma vi cambia anche proprio le colorazioni di tutto quello che c'è intorno. Se non riesco a mettere quello originale, le colorazioni di tutto quello che c'è intorno. E questa è comunque la mossa vincente. Per me questo ha vinto già tutto. Solo questo ne vale la pena l'acquisto, sinceramente. Vado ad aprire un'altra foto, perché questa è una foto che avevo scattato io. Se adesso vado di nuovo in modifica, ovviamente pure questa è stata messa in backup, scusate, non avevo cliccato modifica. Ritorno su questo tastierino in basso, faccio fare il suo caricamento, clicco adesso questa persona. Ah, scusate, mi sto facendo un guaio. Ecco, la voglio ingrandire, per esempio dico che questa persona la voglio mettere da questa parte. E là ovviamente c'è vuoto. Adesso vi faccio generare questa nuova foto e vediamo il risultato. Vi assicuro che la prima volta che ho provato a fare questa cosa qua, ho avuto difficoltà a trovare dove si trovava la persona prima, perché vi fa una ricostruzione perfetta. In questo caso non c'è una grande porzione da ricostruire, una porzione piccola, però comunque la fa molto bene. E l'ho provata anche in cose più grandi. Allora, ve l'ho tagliato il video perché veramente ci ho messo un sacco di tempo, però ecco, vedete che la foto alla fine ce l'ha fatta. Qui c'è la persona, non so cosa stia succedendo adesso. Qui c'è la persona, esattamente come abbiamo detto, e qui è dove si trovava prima. Guardate che ricostruzione vi ha fatto. Perfetta. Ovviamente abbiamo più di un esempio, ne abbiamo sempre quattro. Questa non è l'unica cosa che possiamo fare con l'intelligenza artificiale. Tra l'altro a dicembre dovrebbero arrivare altre opzioni anche per quanto riguarda i video. Però adesso di video vi faccio passare questo video che voi vedete adesso. E non vi sto facendo sentire l'audio apposta, perché adesso ci andiamo a vedere il video da qua. Allora, se io adesso alzo il volume, anche perfetto per testare proprio questa funzionalità c'è vento e c'è tantissimo rumore di fondo. Se adesso vado in modifica di nuovo, allora vi ho tagliato il video perché ci ho messo tantissimo tempo comunque per fare il download. Se noi adesso andiamo in audio, per esempio, andiamo in audio e riser, ovviamente qui in inglese, ma voi lo ritrovate in italiano. Adesso sto identificando un attimo i suoni e gli dico che non voglio più il rumore di fondo, e stessa cosa anche per il vento, non lo voglio. Sta facendo questa prova video, c'è veramente un tempo di merda oggi che sta piovendo tanto, però è anche perfetto per testare proprio questo. Vedete, l'audio della voce è un po' ovattata, sinceramente, ma non avete più rumore di fondo, non avete più rumore del vento. Un'ottima funzione. Tra l'altro, per quanto riguarda proprio la parte telefonica di questo Pixel 8 Pro, è perfetta, non ho avuto alcun tipo di problema, ho avuto sempre linea più o meno in media comunque con gli altri top di gamma. E anche quando scrivete un messaggio, grazie alla vibrazione che è praticamente perfetta, vi troverete sempre bene.
Credo di non aver tralasciato niente su questo Pixel 8 Pro. Allora, quanto costa? 1099 euro. Al momento si trova in bundle con il Pixel Watch 2. Se siete interessati, approfittatene. Vi lascio il link in descrizione per l'acquisto. Dovete approfittare subito perché queste sono offerte che finiscono subito. Forse per quando pubblico il video già è stata pure terminata. Però ecco. Se mi chiedete, scambieresti il Galaxy S23 Ultra per questo Pixel 8 Pro? Credo di sì, perché mi è piaciuto tantissimo, anche se il processore non è al top come gli altri, fa delle cose che comunque a me è piaciuta tanto. Quello utilizzato come telefono principale per un paio di settimane mi sono trovato veramente molto bene. Quindi complimenti a Google, continuo su questa strada perché ha fatto veramente un ottimo dispositivo e poi comunque il bundle ne vale comunque l'acquisto. Online trovate già la recensione anche del Pixel Watch 2, quindi se volete vedere altri video vi consiglio di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video e noi ci vediamo al prossimo video con un'altra recensione. Ciao a tutti ragazzi!